Aldo Schiedi, lavoratore ex Ilva in AS, una coscienza ambientalista di vecchia data, ha pagato e paga sulla sua pelle i tanti no ai soprusi perpetrati dall'azienda. Parliamo di queste iniziative, di queste manifestazioni, quella di oggi, stop all'Ilva, no al salvataggio dell'Ilva con soldi pubblici. Che idea si sta facendo della manifestazione di oggi? Beh, innanzitutto volevo essere presente a questa manifestazione perché io credo che bisogna essere sempre, da cittadino che vuole bene e ama questa città, essere presente a queste manifestazioni. Mi fa rabbia aver visto poca gente, questo sì, anzi paradossalmente ho visto più operai dell'Ilva che ambientalisti stasera. È stata anche pubblicizzata molto male. Sì, sarà pubblicizzata molto male, siamo a ridosso di luglio, quindi diciamo anche delle vacanze estive. Anche se gli ammalati di tumore, i morti di tumore in estate non vanno in vacanza. Aspettano, anzi, e fanno le file sotto al sole al Moscati di Taranto. E magari devono andare a fare la radioterapia a Lecce. Anche, se non proprio fuori dalla Puglia, anche se oggi col Covid molti hanno anche problemi a spostarsi da questa città. Quindi ecco perché bisogna esserci in questa situazione e il fronte ambientalista deve essere unito in questa città. Purtroppo non lo è. Io lo ripeto da secoli, mettiamo da parte, lo dico ai sindacati, lo dico al mondo ambientalista, mettiamo da parte le bandiere e le magliette e andiamo avanti in un'unica direzione, salvaguardare la salute e l'ambiente di questa città, che è l'unico, deve essere l'obiettivo unico di tutti. Per quanto riguarda la questione dell'Ilva, vabbè, conoscete la mia posizione, io sono da sempre per la chiusura e la riconversione di quella fabbrica, ma una riconversione seria di quella fabbrica. Anche ben venga l'accordo di Genova, ma che sia ampliato a quello di Genova, perché anche quello di Genova ha delle falle, quell'accordo di programma. Qui lo voglio più completo di quello di Genova. Io oggi qua ho visto dei sindacati, ai sindacati chiedo di riuscire a pretendere da questo governo l'accordo del 4 marzo integrale. Signori, non è possibile che nessuno ha ancora questo accordo o che la politica non lo mostri alla collettività, l'accordo del 4 marzo. Cioè qui si è stato fatto un accordo, hanno stracciato quello del 6 settembre 2018, si è fatto un altro accordo e la città non lo conosce. Io credo che sia di una gravità inaudita questo dell'accordo che non si trova e non si sa che fine abbia fatto. Io ne ho una bozza, 22 pagine, ma pare che ci siano tante altre. Ricordiamo che l'accordo del 6 settembre era segretato nella Camera di Commercio di Milano, voluto dal governo col ministro Calenda. Poi Di Maio, diciamo, che ha modificato quel contratto, si è vantato di aver diminuito i lavoratori in cassa integrazione, quando poi abbiamo scoperto che così non è, perché oggi ne stanno altre 3-2 agli ulteriori 1.600 che già ci sono. E cosa farà questa gente? Tutte impiegate nelle bonifiche? Ma abbiamo già visto che le bonifiche dell'amministrazione straordinaria, che inizieranno a quanto pare a luglio, lavoreranno solo 43 lavoratori ogni 4 mesi. Quindi, signori, facendo la matematica, un'opinione, non entreranno nemmeno 500-600 lavoratori in queste bonifiche e gli altri 1.000, quindi non ce la facciamo nemmeno fra i 1.600 cassi integrati a fare le bonifiche. Immaginiamolo con una forza lavoro di 10.000. Genova era un'altra realtà, Genova c'erano molto meno lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili. Qua è una flotta, per non parlare dell'indotto, che è un'altra flotta ancora dietro lì. Walter Grubissa, cittadino di Taranto, ambientalista combattente, vediamo il suo impegno attraverso i social, la sua presenza costante alle varie manifestazioni. Da poco è ritornato a Taranto dopo un lungo periodo di lavoro a Roma, ma anche durante il periodo di permanenza capitolina ha fatto sempre di tutto per essere presente a queste manifestazioni. Manifestazioni importanti certamente, forse andrebbero anche realizzate al di fuori di Taranto, però c'è un problema a Taranto, la mancanza di unità. Qui bisogna mettere da parte le etichette, le coccarde tra vari movimenti, associazioni, ma fare una battaglia unica e unitaria per la difesa della vita contro la criminalità di Ilva e ArcelorMittal. Ma il risultato è quello che vediamo stasera, partecipazione scarsa, divisioni, interessi che poi alla fine
prendo nel posto della battaglia che dovrebbe... A volte le ragioni personalistiche poi prevalgono sul fare fronte comune. Esatto, la promessa di un incarico politico, di un posto di lavoro, di una sistemazione di qualunque tipo sia, fa sì che poi alla fine la gente abbocchi e si venda per 30 denari. Diciamo. Questo purtroppo è anche un triste parto. Triste parto della politica, però al di là di questo, queste sono certamente delle situazioni gravi, il condizionamento dell'elettorato, no? Attraverso le promesse in una situazione di assoluta miseria, di decozione appunto in cui versa il territorio, però un appello affinché, ripeto, ci sia il fronte unitario tra le associazioni. Io l'ho già detto precedentemente, non mi sta bene che Giustizia per Taranto, mi sta bene che Giustizia per Taranto abbia organizzato questa manifestazione, anche io sono qui presente, però avrei voluto anche che Giustizia per Taranto avesse firmato l'appello a Conte partito dall'associazione Genitori Tarantini e poi sottoscritto da tante altre associazioni e oltre 1000 cittadini. Cittadini liberi. Perché non firmare questa lettera? In petizione a favore della vita e a favore della rinascita di questa città, che altrimenti rimane nel guado. È dal 2012 che si combatte, mi sembra che sia passato un po' di tempo, parecchi anni, ma pare che siamo al punto di partenza, non si riesce a trovare una soluzione e quindi io... Solito brocardo latino, divide et impera, dividi e quindi domini, governi, questa è la realtà. Posso dire per l'importanza che ha la mia persona, comunque la mia personale lotta, o c'è unità o Roma e tutti i potentati economici faranno di questa città quello che vogliono, ma letteralmente quello che vogliono. Una manifestazione, quella che si sta tenendo qui sotto la prefettura con alcune associazioni ambientaliste, per dire no a questo tipo di gestione di Ilva, targata ArcelorMittal, una realtà che schiaccia, calpesta i diritti dei cittadini tarantini e i diritti dei lavoratori, una realtà che si dimostra, quella di ArcelorMittal, con la sua presidente Morselli, completamente sprezzante rispetto alle istituzioni. Se lo Stato italiano deve investire dei soldi, li investisse sulla città e non certo questi soldi devono andare a beneficio di ArcelorMittal, che oramai è nota e arcinota a livello mondiale per la propria politica, oserei dire, colonialista. Allora, come più volte detto in precedenza, ci troviamo di fronte a quello che può essere considerato il più grande bluff ai danni dello Stato italiano da parte di una multinazionale. E quello che cambia la location, cambia la tempistica, ma quello che non cambia è il nostro pensiero. Noi eravamo e siamo tuttora per la chiusura di Ilva e parliamo di una città che negli ultimi 20-30 anni ha già pagato troppo in termini di sofferenza, di morte e di salute. Gianpiero Giusti, lei è un lavoratore ex Ilva in AS e insieme ad altri 1800 colleghi vivete in una situazione di limbo, completamente dimenticati. Ora il Premier Conte non affronta più neanche la tematica del futuro di voi lavoratori ex Ilva in AS. Sì, noi siamo ormai, viviamo alla giornata, siamo, come hai detto tu poc'anzi, siamo entrati nel dimenticatoio, non ci è dato sapere quello che sarà il nostro futuro, ci ritroviamo in mezzo a una strada dall'oggi al domani per delle decisioni che non stanno né in cielo né in terra e viviamo così, con la speranza che qualcuno da Roma si ricordi che esistiamo anche noi. USB rispetto alle altre sigle sindacali ha preso una posizione netta e decisa sin dall'inizio.
chiusura dello stabilimento e riconversione, non c'è altra possibilità, altra soluzione? No, assolutamente no, ma questo non lo dice. Soprattutto parliamo di uno stabilimento che sta letteralmente crollando a pezzi, quindi... Certo, certo, parliamo di impianti ormai al collasso, non sono in grado, al collasso in più consentimi, va ricordato che la maggior parte degli impianti sono sotto sequestro con la facoltà d'uso. Non c'è altra soluzione se non quella della chiusura, della riconversione, della bonifica e poi della ricollocazione del personale in altri siti, in altre situazioni, in altre aziende.